Il federalismo municipale è il tema al centro di un convegno che si è svolto oggi presso il Grand Hotel Punta Molino di Ischia. Il servizio. Professionisti a confronto ad Ischia sul tema del federalismo fiscale, rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle professioni e tecnici hanno preso parte al seminario Il federalismo municipale, organizzato presso il Grand Hotel Punta Molino dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, con la collaborazione del Centro Studi e Formazione Enti Lab e dell'Unione Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Ischia. Al centro del dibattito le opportunità che per l'Isola Verde potrebbero derivare dalla riforma, visto che il decreto sul federalismo fiscale prevede un fondo speciale per le isole minori. Ma sentiamo ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Achille Coppola. Il federalismo d'amblè rischia di divenire un tema che i nostri territori subiscono. Se non si pone il tema centrale del riequilibrio dei servizi offerti sul territorio e dei diritti negati ai nostri cittadini, perché uno Stato esiste se i cittadini hanno i diritti elementari, lavoro, casa, questi sono diritti che non possono essere deviati. Poi parliamo di federalismo e poi parliamo d'altro. Al confronto, durante il quale sono stati esaminati i possibili vantaggi del federalismo in termini quantitativi ma anche qualitativi, essenziali per lo sviluppo economico, ha preso parte anche il sindaco di Ischia, Giuseppe Ferrandino. Il federalismo municipale, il federalismo fiscale è avviato ed è un treno che non si fermerà. Nel giro di 2 o 3 anni credo sia operativo al 100%. I primi effetti purtroppo si stanno già avvertendo, soprattutto dalle nostre parti, con dei tagli ai trasferimenti fortissimi che mettono in crisi anche i comuni più virtuosi, mettono in crisi soprattutto perché impediscono loro di poter assicurare quei servizi minimi necessari per la propria cittadinanza.